Invece se ti chiedessi di fare tipo un tentativo di arresto. Allora, faccio vedere invece la plancia supina. A terra ho mollato tutti gli esercizi che faccio a terra. Ah, quindi a terra psicologicamente. A terra psicologicamente sono ancora parecchio bloccato, quindi, e penso che rimarrò così. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi ritrovo qui, ormai non serve presentare questa palestra, la famosa MM Circus. Ormai sei qua di compagnia, esatto. Praticamente. Ormai passo più tempo qui ad allenarmi con te che è di famiglia ormai. Ci fa piacere. Dai, dai. Oggi comunque andremo a parlare di un caso delicato che ho già fatto nel video un anno fa con Youssef Moro, un atleta, lo conosci? Sì, assolutamente. C'eri sì, anche sì, te sì. In quella gara? Qua. Non c'ero io in quella gara, okay. Però so cosa è successo, come si è fatto male, tutto infatti, quanto, ho visto un pezzo del video, sì. Che purtroppo una cosa simile, una cosa simile è successa anche a te perché lui si era rotto la parte sì. Alta. Lui mi pare facendo un maltese, giusto? Sì, esatto. Io invece facendo una planche supina a terra e si è staccato, qua si vede anche bene la cicatrice. Ecco, guardate bene la cicatrice. E quindi esatto. Esattamente che come è successo? Eri in palestra? Praticamente io ero a un corso di aggiornamento per personal trainer insieme a Mario. Sì. A fine allenamento, quindi a fine corso, mi sono messo per terra, ero anche abbastanza caldo e tutto quanto, mi sono sbilanciato così, okay. Ho fatto una planche supina. Come sono arrivati in linea, bam, ho sentito tac tac, tre tac forti, potenti, belli potenti. E lì al momento mi sono spaventato, però dolore zero, cioè dolore proprio niente. Tipo scrocchiare, esatto, sì, quando tipo quando ti scrocchi le dita che fai così, no? Ah, okay. Stessa identica sensazione, però al momento mi sono spaventato, cioè erano dei bei tac forti. E il tac è successo quando hai alzato la plancia o mentre il tac appena ero in linea, quindi come sono arrivato in isometria ho sentito il tac. Okay. Sì. Una curiosità personale, ma in generale ma senti qualche allarme di preavviso, tipo sentivi tirare prima? Questa è la parte brutta, cioè sta domanda è tosta, perché al momento non ho capito che potevo infortunarmi. E che cioè, secondo ho sempre me fatto c'è le stesse cose io alla fine. Infatti. Più che altro secondo me c'è sempre questo preavviso, cioè difficilmente che uno magari non si aspetta e cioè, in modo inaspettato ti rompi. Non te lo aspetti che ti si spacca un bicipite, ti si tira e ti si strappa, anche magari parzialmente, non te lo aspetti. Fai tutti i giorni, tu lo sai, tutti i giorni facciamo sempre le stesse cose, stesse skill, stesse combo, perché poi le prepari per la gara, no? Fai sempre le stesse cose, da un momento all'altro quando capita sta cosa dici perché. Sono sempre stato condizionato, ho sempre fatto planche supina, ho sempre fatto Efesto, Back Lever Muscle Up, eppure è arrivato quel giorno lì che dovevo farmi male. No, ma infatti purtroppo nel cale succede molto spesso questo tipo di incidente, che di solito si tratta sempre delle cose supine, che sia la planche o l'Efesto sì. O il Back Lever sì, anche. È vero. Qualsiasi cosa in presa supina. Quindi bisogna sempre essere condizionati. Però tu mi hai detto che eri bello caldo quando stavi provando la planche supina, sì. Ma a livello di gomiti, cioè hai una buona estensione o hai i gomiti? Allora, rigidi? A livello di gomito, sul sinistro io mi ero infortunato in passato, tipo avevo 11-12 anni, me lo ero lussato, quindi mi si era girato il gomito da sinistra verso destra. Mi sono ritrovato praticamente con il gomito di qua, perché in bicicletta, per tornare a casa col gelato nel cestello, mi sono girato per vedere una macchina che stava andando a manetta, pensavo mi venisse addosso, sì, sì. Poi mi sono rigirato con la testa, ho trovato davanti, sai i panettoni gialli, quelli che stanno rotondi in mezzo alla strada? Ah sì, ho già preso graffiato con la macchina. Mamma, preso di punta, l'ho preso di punta con la ruota davanti della bicicletta, mi si è girato il gomito dall'altra parte, tirato giù un urlo della Madonna, e poi vabbè, lì ero vicino casa per fortuna, c'erano i miei, sono scesi subito, sono andati in ospedale, 4 ore in ospedale col gomito girato perché non c'era l'ortopedico, cioè... fuori di testa sta ma cosa. Ma quando ti sei ripreso ti ha avuto qualche danno, ti ha lasciato qualche danno per quando mente, poi o... vabbè, abbiamo fatto tutta la riabilitazione e tutto quanto, secondo me l'ortopedico che mi ha fatto fare la riabilitazione non mi ha fatto recuperare il 100% del braccio. Infatti non so se si vede, ma io non stendo completamente il braccio sinistro. Quindi questa non è la mia per massima la rottura estensione del bicipite, ma è per l'incidente. Esatto, che questo è avuto. L'incidente che ho avuto prima. Ma dici che essere... stende bene, questo no. Ma dici che può essere questa la risposta del motivo? Allora, o... una risposta potrebbe essere questa, perché il fatto che non stendo completamente al 100% il braccio ha irrigidito un po' di più il tendine, e quindi quando vado a lavorare a braccia tese, magari soprattutto in presa supina, che lì praticamente il blocco è tutto quanto iperesteso, lì allora ha dato la botta quel giorno lì. Ah, ok. Seconda opzione, sotto in quel periodo lì, quindi in quei due mesetti lì che mi sono infortunato, che era 2 mesi prima della gara, dovevamo fare il campionato italiano, mi ricordo. Anzi, dovevamo anche allenarci sulla verticale. E dovevamo anche allenarci assieme. Ci eravamo prenotato il giorno per allenarci insieme, e proprio il giorno prima dell'incontro è successo questa cosa. È vero. Che sfiga, mamma mia, quante robe che avevamo in ballo. No, infatti. Vabbè, e praticamente 2-3 mesi prima della gara io ero sotto una cura, stavo facendo una cura per l'acne, perché dietro la schiena mi stavo riempiendo di acne dovuta magari a sudore o robe strane, per dire. Okay.
ho preso sta cura, era una cura con gli antibiotici, il problema è che era il cortisone. Dopo che mi sono fatto male, mi sono documentato e tutto, ho scoperto che il cortisone danneggia i tendini in una maniera allucinante, quindi non vorrei che anche quello andato ad aggravare di più il mio tendine. Quello sì, perché mi sono consultato con Simone del Cali del Brain, mi ha detto che quando uno in generale o si dopa o se prende le robe, gli antibiotici, quelli forti come il cortisone, sì, va sì. a rendere i tendini più deboli, più fragili. Sì, sì, assurdo, assurdo. Soprattutto per noi skillatori. Sì. Quindi se siete, vi do anche un consiglio, poi so anche che la Ganà ha fatto questa cura qua, si sta allenando anche lui. Quindi non anche spingete... lui è a rischio se fa le planche supine. Sì, dici... poi va a fortuna, eh? Poi va a fortuna. Però se siete in una cura del genere con cortisone o robe strane, okay. occhio a fare robe supinate con robe strane, perché c'è sempre un rischio che il tendine potrebbe lasciarsi andare. Però dai, almeno abbiamo risposto alla causa, perché sennò sì. rimaneva, il video rimaneva tipo nel dubbio. Allora no, alla fine secondo me le opzioni sono quelle. Bandire le planche supine no, o... No, no, no. I ginnasti sono sì, una vita sì. che continuano ad allenarsi facendo queste robe. Però ti dico, la planche supina la fanno o agli anelli, che è leggermente supino, non quanto alla sbarra. Sì, sì, alla sì, sbarra, alla sbarra terra... sei proprio vincolato. Sì. Invece agli anelli perlomeno c'è un po' di gioco, di polsi. Invece l'intervento com'era andato? Cos'è successo quando te lo sei rotto? Allora, hai dovuto aspettare due o tre settimane? Ho aspettato di più. Allora, quando mi sono fatto male, sono andato subito lo stesso giorno in pronto soccorso sì. per vedere cosa avevo fatto. Poi anche lì che ridere. Tu arrivi in pronto soccorso, come ti entrano loro per prassi? Ti fanno la radiografia. Non ti fanno neanche l'ecografia. Cioè loro prima cosa devono vedere se l'osso è a posto. Okay. Ma se ti dico che l'osso è a posto e il bicipite è salito, per forza l'ecografia va fatta. Loro di prassi non la fanno. Quindi ho dovuto prenotare la settimana dopo per l'ecografia. Ho fatto ecografia e risonanza magnetica. Una volta avuti gli accertamenti tutto quanto, con scritto che il tendine distale era stato lesionato parzialmente, neanche totalmente, parzialmente. Non era totale. Non totale, era parziale, perché se no il bicipite mi saliva fino a qua. Ah, okay. Invece io avevo il bicipite che più o meno stava a tre dita. E mi hanno dato appunto i risultati, io da lì mi sono mosso per cercare un buon ortopedico che mi potesse operare e tra tutti poi ho scelto l'ortopedico alla Inate. Ah, okay. E da lì è stata buona. Volevo aggiungere che se la lesione supera il 30% va operato a prescindere. Sì, non sì, pensate a prescindere. Che si rimargini da solo, fai prima romperlo. Allora, oddio, ci sono casi dove c'è gente che non ha voluto operarsi. Abbiamo sì. il caso di Vicky, abbiamo il caso anche di altra gente che adesso conosco, non mi ricordo i nomi. Sì, sì, sì. Loro non si sono voluti operare volutamente perché mm-hmm. boh, dicevano che poi se non ti operi cosa succede? Si calcifica. Se non ti operi praticamente già dopo un mesetto i tendini praticamente cominciano a ricalcificarsi tutti quanti, cioè si creano delle cicatrizzazioni. Il bicipite ti resta alto, magari un po' brutto da vedere, però poi il braccio torna funzionale. Il mio ortopedico mi ha detto che penso sia stata l'operazione più difficile della mia vita. Perché l'ha fatta dopo un mese, sono stato operato dopo un mese. Ah, un mese tardissimo. Quindi tardissimo, veramente tardi. Queste operazioni vanno fatte subito, come ti rompi, subito a farsi operare. Se non voglio dire una cazzata, in parole povere, è come se il muscolo va a sostituire dopo il tendine. Esatto. Se lo lasci. Esatto, si cicatrizza tutto così male, il corpo giustamente si ricompone, come dice lui, in modo tale che torni funzionale. Sì. Però operarsi dopo 30 giorni è stato impegnativo, perché quando mi ha aperto praticamente ha trovato calcificazioni ovunque, mm-hmm. ha dovuto tagliare, fare, disfare, cioè proprio... Che disastro. Poi a livello atletico mm-hmm. magari puoi fare le robe come Vicky Santoro, magari zavorra tantissimo, nonostante fatto operare. Poi alla fine sono tornato a fare tutto. Però ci sono certe cose, ad esempio supinate strane, tipo Efesto, quelle robe lì che... Infatti volevo testarti su quello. Dopo l'intervento, adesso che ti sei ripreso, riesci a fare un po' tutto, le cose supine? Allora, ho fatto un periodo dove avevo ripreso la full planche supina, tutto quanto, le facevo agli anelli, maltese supino agli anelli. Ok. Poi ho visto che mi stava ritornando un'epitrocleite abbastanza forte qua, ho visto che poi tra accertamenti vari, ecografie varie, ho visto che l'epitrocleite era cronica, ho provato a fare infiltrazioni e tutto quanto, la cosa si è sistemata, però non vorrei tornare un'altra volta a far supine del genere, perché sennò ho paura. Epitrocleite, epitrocleite, invece qua il bicipite... Il bicipite è a posto, al bicipite non sento problemi. Cioè, ti arrivano altri dolori, però esatto. quello... I dolori ce li ho attorno al bicipite, proprio okay, perché okay. probabilmente la meccanica è cambiata e quindi quando vado a fare appunto carichi supini, un braccio lavora differentemente dall'altro. Ah, ok. Cioè, se ti chiedessi di fare tipo un tentativo di resto. Ma anche con i appoggiati dietro. Potrei Dimmi provare. La sensazione che potresti sentire. Potrei al provare. Bicipite. Va bene. Ok, Ale, fammi un effetto. Proviamo. A freddo. No, mi sono scaldato. Proviamo. Ok, appoggia i piedi. Dimmi se nell'eccentrica senti qualcosa anche. Qua. E sento sempre quel pungere qua
che mi impedisce di creare un allenamento su sta cosa. Ma pungere qua, dicevo, al bicipite proprio? No, il bicipite sta a posto, è qua che punge. Quindi altri infortuni sarebbe l'epitrocleite? È dovuta appunto al fatto che sono stato operato, bicipite, tutto quanto. Okay, è tutta una cosa dovuta. Sì, 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 assolutamente. Okay. A farlo lo faccio, io ne potrei fare anche 50, ma se poi il giorno dopo devo star fermo perché mi fa male questo appunto qua, non posso più riallenarmi, diventa impegnativo. Ok. Però l'allenamento supino al massimo, vuoi, cioè, hai intenzione di riprenderlo? No, penso che lo lascerò stare, anche perché alla fine in gara non serve. No, infatti. Quanti vedi che fanno tutte robe supine, poca gente. Le festo lo molli? Le festo mollo tutto. Okay. Cioè non ha proprio senso, tanto so che lo facevo, ho la forza di farlo, ma perché devo farlo per farmi male? Quello è il discorso. No, ma infatti anch'io per lo stesso motivo avevo smesso di allenare le festo dal 2018. Sì, è troppo impegnativa come skill. Le faccio vedere invece la planche supina. Prova a farmi l'alzata in lean, proprio come è successo nell'incidente. Prova a farmi vedere l'esecuzione. La faccio però su paralleline, perché a terra ho mollato tutti gli esercizi che faccio a terra. Ah, quindi a terra psicologicamente? A terra psicologicamente sono ancora parecchio bloccato, quindi, e penso che rimarrò così. Cioè non voglio proprio allenare altro a terra. Okay. Sì. Ah, io volevo proprio... A terra proprio sono bloccato mentalmente. Cioè c'è stato quell'avvenimento lì e preferisco non fare più niente a terra. Cioè ti fa più paura planche supina a terra che le festo? Sì, assolutamente. Non so perché. Per me le festo è proprio quella che mi... Dovrebbe essere così. Sì. Ma cavolo... Vabbè, allora fammi vedere sulle parallele. Vai. Che poi, tra l'altro, tu vuoi farlo sulla sbarra, che la supinazione è molto maggiore rispetto che a terra. Quindi dovresti avere paura qui, semmai... In realtà, invece, ho meno paura qua che farlo a terra. Cioè, a terra comunque... Sì. A terra, però, preferisco fare piuttosto lavori così. Ma supinati così non li faccio più. Ah, ok. Proprio, c'ho proprio un blocco mentale. Proviamo? Qua, dai. Alzata. Ok, questo è il braccio, giusto? Sì. Comunque alla fine la morale di tutto, condizionatevi, lavorate sulla mobilità, non fate le cose a freddo. Sì, assolutamente. E non dopatevi. Non doparvi, proprio in primis, cioè non serve a niente. Poi sto sport non vai da nessuna parte a doparti. Che poi ti dico, c'è stato una volta anche per me che ho avuto problemi ai lombari, che una volta ho fatto un super allenamento, ho preso per una settimana un po' di cortisone per far passare il dolore. Però infatti, avendo visto questi incidenti che sono successi più spesso... Hai pensato che potesse succedere qualcosa? Avevo paura di allenarmi, ho evitato le cose supine, ho dovuto fare le cose neutre. Hai fatto bene. Però fisicamente non sentivo, cioè, niente, mi sentivo bene. È quello il brutto è quello, che non senti niente. Cioè non hai come degli input che ti dicono no, fermati, zero. Magari non potevo anche andare bene, potevo anche provarle, non so, per scaramanzia, avendo visto gli altri, mi sono toccato per sicurezza. Vabbè dai, passiamo comunque alle conclusioni. È stato abbastanza interessante come video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale. Troverete anche i suoi contatti sotto il video, link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Tutti.